Siamo sul Monte Nerone, con noi Loretta Stella, un'appassionata conoscitrice di erbe. Da anni le studia e le raccoglie. Sto preparando i regali. Allora, Sergio vuole la ruta, perché quando era piccolo lo davano alle mucche per curare quando avevano mal di pancia, sa tutti i suoi ricordi e le sue storie. È simpaticissima questa ruta perché io l'avevo piantata là. Poi ho letto che la ruta sta bene sotto il fico. Da là già è arrivata qui, ha fatto già 2 metri e andrà sotto il fico. Cioè, incredibile. Invece Rossella vuole l'epilobio, perché è l'insalata più interessante, è selvatico. Fa i ceppi, si allarga, è dolce, tenera, medicinale. Senti che puzza? Gli agli selvatici sono infiniti. Questa è interessante perché ce l'hai sempre lì, vuoi fare una frittata, vedi che foglione che fa. Quindi usi tenera, dolce. Foglie. Sì. Non fa bulbo. E questo sul Nerone c'è qualche altro tipo di aglio? Infiniti, quasi. Quasi. Anche lo fio glosso. Lingua di serpente. Anche questo è un aglio, ma lo tengo solo come decorativo perché c'è di meglio. C'è l'aglio ursino, c'è l'aglio rosso, che lo conservo per tutto l'inverno senza dover coltivare. Sandrino vuole la bella donna per fare humor con sua moglie. Quando non c'erano gli anestetici chimici, serviva per le operazioni chirurgiche, per togliere i denti, per i condannati a morte che avevano diritto col succo della pianta. Adesso di pericoloso ci sono solo le bacche perché sono dolci e invitanti, perché sembrano delle ciliegie nere. Si trovano ai limitari dei boschi. Finché i boschi, i pascoli erano vissuti, i pastori le tiravano via. Adesso non più, è un cespuglio che viene fino a un metro e mezzo. Atropa, bella donna. Atropo taglia il filo. Bella donna perché, siccome contiene atropina, la usavano le donne fino al 700 per dilatare la pupilla. Come? Farsi un bello sguardo languido. Sì. Com'è lo sguardo languido? La vita di Loretta Stella è stata raccolta in un documentario che sarà proiettato il 30 novembre a Roma, con la regia di Silvio Montanaro, soggetto di Andreina De Tomassi e musiche di Mario Mariani. Un'esperienza sicuramente molto arricchente, difficile, una sfida difficile, fare un documentario in una settimana senza avere nessun riferimento, senza conoscere le persone con cui si lavora, però è stata sia dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista professionale un'esperienza di enorme ricchezza, e in più è stata una scoperta, la scoperta di un territorio straordinario. Io mi ero accontentato di uno stereotipo, lo stereotipo della moderna strega. Ho scoperto una persona di una profondità e di una ricchezza interiore straordinaria, e ho scoperto questa grande differenza fra l'esteriore rudezza, un po' sbrigativa, e questa enorme dolcezza interiore. Loretta Stella è una grande amica e allora non potevo mancare, e quindi ho deciso di prendere tutto me stesso, concentrarmi e di fare tutta questa musica in una mattinata. In quel momento la mia parte razionale ha pensato, mi sono semplicemente lasciato andare, ispirando con i titoli che Silvio, il regista, mi aveva trovato. Cioè, Silvio diceva: mi serve una musica per la scena della passeggiata, per la meditazione, il tema di Loretta, il viaggio con l'ape, e quindi mi sono semplicemente lasciato andare e queste musiche sono avvenute. Di solito il compositore vede prima il film, la sceneggiatura, nel mio caso invece è stato dopo, e quindi sono anche contento di questo piacevole esperimento che inaugurerà magari una serie.